ricordo di un amore. Viaggia nella testa e non c'è una ragione. Quando cerchiamo quel che resta, è come un vento di passione. Ho una rosa rossa, il ricordo di un amore. Ci cambia, non ci lascia. Se avessi avuto almeno un'occasione, adesso che non so trovare le parole, ma il ricordo di un amore continua a viaggiare nella testa. Il ricordo di un amore lascia in bocca il sale ed arriva dritto al cuore, arriva dritto al cuore senza nemmeno avvisare. Se avessi avuto almeno un'occasione, adesso che so capire le parole, ma il ricordo di un amore continua a viaggiare nella testa. Continua a viaggiare nella testa. Madonna, che bel maestro, complimenti, bellissima. L'ho scritta ieri sera per voi. È vero, madonna. Guarda, mi fate riciclare tutte le cose. È vero. Senti, scusa, ma a proposito di dell'amore, come hai festeggiato con la tua nuova conquista di San Valentino? De Frosqua, de. Ho festeggiato con lo scurnacchiato, vuoi sapere che cosa ha fatto? Che cosa ha fatto? Ieri ho detto, ho la casa libera. Meme. Vieni, che aspettiamo la mezzanotte, San Valentino, insieme. Meme. E niente, è venuto intorno alle 20 più o meno. Sì, sì, sì. È venuto con una bottiglia di prosecco battuta come ieri. Beh, vabbè, non fa niente, di niente. E niente, stavamo, ci siamo messi sul divano. Beh, così. E a un certo punto è andata via la luce. Ho detto, amore, approfitta adesso. E lui che cosa ha fatto? Si è fregato un Rolex di mio padre e la televisione, uno schermo gigante. Madonna! Quel disgraziato! Che guarda, sta, cretino, il telecomando tengo io, con Virginia! Virginia, deficiente! Stupido! No, no, vabbè, no, veramente, per, guarda, un idiota. Comunque, da te, grazie! Oh, ma tutto a loro succede, meraviglioso. I nostri ospiti già hanno delle brutte storie, Ma guarda, ma tutto a loro succede. Allora, intanto, grazie per essere con noi questa sera dedicata all'amore, la nostra cena degli innamorati che prosegue non solo con i nostri ospiti, con la buona musica di Agostino, ma anche con la buona cucina, perché Pasquale è sempre lì ai fornelli a preparare tante cose buone. Pasquale, a che punto sei? Allora, fa vedere, sono tre volte che te lo spiego, vediamo, hai capito, fa vedere cos'è che devi fare. Ecco, è quello che dicevo io, Tommy, qui dobbiamo preparare il salmone, non buttato lì, dobbiamo preparare una rosellina di salmone, siamo a San Valentino, vedi che bello. Seguilo bene, allora, papà. Nel piatto abbiamo bene. Messo, Mary, le roselline di salmone, una bella fragola, la misticangia, poi l'insalatina di gamberetti con la rucola e ci andiamo ad aggiungere un bel carciofo. La scarciofa, ecco, la scarciofa, ci vuole la scarciofa. Bello, ci vuole per dare acidità al piatto. Però non ce l'hai presentato tuo figlio, I fiori eduli. Aspetta che sta completando va bene? Il piatto. Bello, bello, ecco, quello è l'antipastino, giusto Pasquale? Siamo all'antipasto ancora, sì, vero? Sì, e nel frattempo facciamo anche dei crostini. Qui ci vuole la limoncella. Vado completi. Con la limoncella, chef. Vai, così. Vado di limoncella, no? Come se non ci fosse un domani. Cosa ci metti sui crostini, Pasquale? Eh? Cosa ci stai mettendo sui crostini? È un patè di olive. Buono. E un patè di carciofi. Facciamo doppio colore.
Eccolo, eccoli. Che buono. E qui anche qui un filino di olio. Subito. Per filino d'olio, patè e per me. Vai. Vabbè, vabbè. Ecco, Pasquale, così. Ma come si chiama tuo figlio, Pasquale? Poi come si chiama? Pasquale. Dimmi, dimmi. Come si chiama tuo figlio? Non ce l'hai presentato. Ah, c'ho Mario e c'ho... Quelli veri. Giuseppe e qui abbiamo Mario II. Mario II. Mi farà litigare con mia moglie perché sicuramente mia moglie dirà: ma da dove è uscito quest'altro figlio? infatti, è uscito quella sera che mamma per San Valentino c'era, c'era l'amore Pasquale. Per te e c'è stato, vabbè, dai. Va bene, comunque stiamo scoprendo un sacco di cose questa sera. Vediamo anche quale vino abbinare al, insomma, a queste prelibatezze, all'antipasto che ci ha preparato Pasquale. Abbiamo che con noi senza vino, Roberto Raguso dell'AIS. Ciao Mary, buonasera a tutti. Questa sera abbiamo Erminio Campa, l'azienda vinicola, e presentiamo il vino conosciuto come il vino del Papa. Sì. Perché questo è stato portato, è stata fatta una selezione dei sommelier del Papa. Mm-hmm. Abbiamo, eccola qua, è un primitivo in purezza. Rosso, bello rosso, intenso. Un rosso rubino. Mm-hmm. Noterai al naso delle nuance balsamiche. Sì. Della frutta rossa, un'espressione di frutta rossa. E, nella sua massima esplosione. Tutto, troverai veramente, è qualcosa di fantastico questo. Questo primitivo. Va sorseggiato a temperatura ambiente oppure questa si può mettere la temperatura anche di servizio? No, assolutamente no. Infatti. Temperatura di servizio, la lasciamo questa a 18 gradi. Ma è un vino giusto per la cena degli innamorati? Certo, questo va in perfetto abbinamento con il nostro... chef, meno con il nostro menù che ha organizzato Pasquale. Ed è un vino che può accompagnare quasi tutti i pasti, quasi tutte le portate, perché con l'antipasto ci sta, poi è chiaro che più tardi scopriremo anche il primo e il secondo. Diciamo che lo possiamo lo rendere versatile. Lo puoi perfettamente abbinare a qualsiasi tipo di... sia carne che pesce, eventualmente preferibilmente più selvaggina di carne. Carne e terra. Esatto. Carne e terra. Roberto? Approva, guarda un po'. Guardate che meraviglia, wow, questo... Rubino, eh? Vino, ci sta tutto, anche perché parliamo di Puglia. Sì, siamo in Puglia. Quindi siamo zona, dove? Che zona? Torricella, quindi Taranto. Taranto, siamo Taranto. In Taranto. Ok, facciamo un brindisi, Antonio? Noi brindiamo a tutti gli innamorati, a tutte le persone che si amano e speriamo che l'amore possa essere celebrato non soltanto oggi, 14 sempre, febbraio, sempre. Ma sempre e ogni giorno. Tutti i giorni. Fai un brindisi giorni. Con noi, Roberto? Certo. Dai. Brindiamo all'amore, facciamo sentire i calici, anche se il bon ton dice che non sì. si fa, vabbè, ma noi chi se ne importa, lo facciamo. Cheers, a voi. Adesso abbiamo una sorpresa, c'è qualcosa che accade al centro studio. Abbiamo degli ospiti, abbiamo altri ospiti. Ho visto movimenti strani. Noi abbiamo ospiti di tutte le età, cara Mary. È vero, l'amore non ha età. L'amore è universale. Vedi un po' loro. Buonasera. Chi è che sta parlando? Buonasera, dove sta? Efesio, hai sentito una voce dal vivo proprio forte? Sarà dall'oltretomba, considerato. Ma senti, Efesio, sai che stavo a pensare in questa giornata così magica e meravigliosa? Che io ti amo. Dopo tanti anni, ti amo. Come fai a dire che è amore? Come faccio a dire che è amore? Che quando penso a te, mi viene come una cosa che non respiro bene, proprio, sai, mi vengono i brividi, le palpitazioni. Quello, mi viene una cosa di respirazione. Non respiri. Bravo. Quello è l'asma. E allora, Efesio, io a te ti asmo. Quando mangiamo la ragione. Ma, vuoi sentire una cosa? Dico. Oggi ho letto l'oroscopo. Sai che diceva? Che nella giornata di oggi sarebbe venuto un bel giovane vestito elegante con un bel mazzo di fiori a me. Elegante col mazzo di fiori? Sì. E sarà il becchino. Cretino, come il becchino? Come ti permetti? Non dire queste scemitudini. Avanti. Che sembra le cose... Ehi, che è successo?
Ehi, ti sei commosso? Che cretino ho detto? Non è che è una parola brutta. Mi stavo ricordando il San Valentino di 50 anni fa. Madonna, bellissimo. Quando ci siamo conosciuti. Ah, bellissimo. Che stavamo nella stanza tu per incominciare a fare qualche cosa. Bellissimo. Che è entrato tuo padre con il fucile. Bruttissimo. Che ha detto te la sposi o ti mando in galera. Madonna, sì. A quest'ora sarei uscito. Cretino, non ti permettere di dire questa cosa. Uscito, avanti. Ora portiamo un po' di vino rosso anche i signori, così si scaldano e chissà, serve. Si riaccende l'amore. Secondo me serve. Comunque, meraviglioso, noi continuiamo a sorseggiare e tra poco anche ad assaggiare altre prelibatezze che ci sta preparando Pasquale. Poi abbiamo ancora tanti ospiti, abbiamo un bel collegamento che è quasi pronto. Restate con noi, non andate via, per celebrare l'amore torniamo tra poco.